17:39 Radio DJ, oggi è una puntata proprio di quelle che vanno via lisce, il ciao che fate, un po' anche per sentire le vostre voci, sì, per sapere dove siete, cosa fate. Abbiamo capito il grosso sta andando a recupero di figli e figlie dopo aver finito magari anche giornate di lavoro molto impegnative, sì, ancora tutto il discorso cena, spesa, correzione di compiti, cioè hai voglia, che palle, lunghissima. Ci sono anche tanti che sono in coda e tanti, sì, che invece stanno andando un po' a divertirsi, esatto, perché è un po' quell'ora lì, no? Sì. Per cui si passa dal giorno alla sera e lì si prendono strade diverse. Una strada che ci è stata segnalata da lui stesso, perché ha detto: sto accompagnando mamma a fare dei servizi, se mi chiamate mi annoio meno. Certo. Mattia, ciao, buonasera. Ciao. 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 Mi sentite? Sì, sì, molto bene, molto bene. Sono Mattia da Modena. Sì. Hai 11 anni, vero? Ho 11 anni, faccio la quinta elementare. Ok, okay. Quindi... sei tornata a scuola oggi? Hai fatto il lungo ponte? Sì, oggi sono andata a scuola. Anche domani? Sì, domani vado a scuola, domani okay. Venerdì, giusto? Sì, sì, anche te sei un po' stralunato perché abbiamo un po' perso il senso del tempo in questi giorni. Sì, in questi, queste settimane sono state un po' così. Sì, senti, cosa hai fatto in questi giorni di feste? Cioè di ponte, diciamo. Stiamo traslocando perché io faccio la mia vita a Magreta, però abito a Maranello. E stiamo traslocando per andare a Magreta, papà ha finito appunto la pittura, stavamo andando a comprarla. Ah, io e mamma. Ok, ok. E questi giorni di festa li ho passati in cantiere. A dare una mano. E così appoggiato al muro, no? Appoggiato al muro a fare niente. Compiti. Poi ogni tanto uno li fa, però. I non compiti è che, li ho fatti, sì. Sono giorni un po' così, sono quei giorni un po' strani, perché poi avessi casa tua di sempre, hai le tue cose, la tua stanza, invece sì, qua sì, è ancora tutto da fare. Come ti senti rispetto a questo cambio di casa? Allora, dipende da come la metti. Se mi dici che sono contento di lasciare l'altra casa, no. Però se mi dici che sono contento di andare a Magreta, sono contento. Ok, perché verso la casa vecchia ovviamente tanti ricordi, sì. È un posto a cui vuoi bene. Ma quindi dovrai cambiare anche scuola? No, giri? No, no, è proprio per andare alle medie a Magreta l'anno prossimo. Perché se no andavo con le medie a Maranello e dovevo rifare tutto da capo. Okay. Avrai quindi tutti compagni nuovi, anche amicizie nuove, o sai già che c'è qualcuno che conosci? No, allora, a Maranello? No, nella nuova, alle medie. A Magreta ci sono le medie e in classe mia vanno praticamente tutti tranne uno che va a Formigine. Ah, vabbè. Io ho scelto il mio migliore amico Riccardo Capponi, che lo saluto tanto. Anche noi. Stupendo, perché nomi e cognomi è top, io adoro questa cosa. Salutiamo Riccardo Capponi, poi chi salutiamo? Salutiamo mio fratello che adesso è basket, di sicuro si stava annoiando meno di me. Sì. Adesso abbiamo appena finito di comprare la pittura, sì. E mamma è tra le mamme che va a prendere. E mamma certo. È con le mamme. Di che colore è la pittura, Mattia? No, mi ha passato il telefono, sono la mamma di Mattia, per dire che io sono tra le mamme che adesso dopo la pittura va a prendere l'altro basket. Quindi anch'io. Sì, forse tuo marito è quello che se la passa peggio però, sì. Perché a pittare tutta casa. Mi sembra di capire. No, sì, devo dire che lui poverino si sta abbastanza uccidendo, diciamo. Di noia. Ma vedremo la fine del tunnel. Beh, c'è però una gran bella testa. Ci è piaciuto molto lui e anche Capponi, tutti e due. Ci sono piaciuti lui sulla fiducia. Allora un bacio a tutti e due, grazie. Un bacio, grazie Pinocchi. Ciao. Ciao.